Non si vede bene. Allora, eccoci qua, come va? Dovremmo essere in diretta su Facebook per questo Tutti a Casa. Allora, intanto ci dovrebbe essere collegato con me Francesco De Carlo. Francesco, ci sei? Mi senti? Ci sono, ma io vedo Edoardo Corrado. Allora, aspetta Edo che non ti sentiamo, aspetta che provo a sistemare anche te. Come vi dicevo, questo è un esperimento, quindi dovete avere un po' di pazienza, amici che ci state... Amici che ci state guardando. Vedi, eccolo Edoardo Ferrario, signori, eccolo Edoardo Ferrario. Ti dovremmo vedere e sentire, tu lo senti Francesco? Ok, aspettate, ovviamente amici da casa che ci state guardando, questo è chiaramente un esperimento, quindi dovete aspettare. E tra l'altro, bravissimo. Sì, vi sentiamo, vediamo a spuntare anche i commenti. Sono commenti un po' grandi, che vi finiscono in faccia, ragazzi, però vabbè, ci siamo. Voi non li vedete, sì, voi non li vedete. Va bene, non importa. Arriva, attenzione, arriva un quarto ospite, ragazzi, perché quando abbiamo detto che facciamo le cose in grande, le facciamo in grande. Guardate chi sta per spuntare. Guardate, aspettate che adesso li vedete tutti. Cosa stai facendo? Eccoci qua, siamo tutti e quattro, ragazzi. Tolgo le reaction che sono sulla faccia di dell'ottimo Edoardo Ferrario, le metto qua in mezzo, via, le metto qua sotto di me. Allora, De Carlo ed Edoardo non si sentono, mi viene detto. No, no, però gli amici di Facebook invece non li sentono. No, adesso risolvo. Adesso spero di riuscire a risolvere, perché non vorrei lanciarmi in delle promesse vaghe. Allora, come vi dicevo intanto, amici da casa, è un esperimento, quindi potrebbe andare tutto drammaticamente storto. Allora, Edoardo, ci senti? Esatto. Allora, perché devo togliere questo e togliere questo? Adesso proviamo a sentire se... Edoardo, fai la prova? Allora, mi continuano a dire che sentite, so che il pubblico sente solo me. Intanto ve li presento, anche se loro non riescono a parlare e non so bene il motivo. Loro sono ovviamente Saverio Raimondo, Edoardo Ferrario. Allora, mi dicono che vi sentono, ma il volume è bassissimo. Francesco, prova a parlare, io vi sto alzando il volume a tutti. Prova, 1, 2, 3, prova, sa, prova. Non riuscite... Allora, mi dicono che sentono tutti molto. Allora, ragazzi, abbiamo evidentemente un problema d'audio. Abbiamo un problema d'audio perché mi. Mi si sente, pare, solo a me e non si sente tutti gli altri. Perché secondo me siamo tutti su Skype. Eh sì, questo... No, ma loro vi vedono sicuro, questo non allora, ci sono... Vorremmo dire agli utenti Facebook di andare tutti su Skype, facciamo tutti una videochiamata. No, perché mi dicono stacca i tuoi auricoli?
Per esempio, sulla mia pagina Facebook dicono che sento e che dicono la voce di Raimondo è strana, no, è la sua, quindi in realtà... ma secondo me è un commento gratis. Adesso toglierò i commenti appena riusciamo a far funzionare. Ho tolto gli auricolari, ma non so, ora non sentite più neanche me. Perfetto, fantastico. No, no, io invece ti sento. Sì, voi sì, ma potremmo andare avanti ore, credo, così con... Mi sentite, non mi sentite ora tutti e quattro. Bello, è come le prime prove di Marconi della radio, capito? C'è un po' quella così, quella tensione che verrà, non verrà, funzionerà. Chi lo sa. Ah, attenzione, forse ho trovato, forse ho scoperto. Allora, adesso mi sentite? Ora, no. Ragazzi, ora ci si sente tutti, scusate. Mi potete dire sono un coglione, ma era colpa mia, non avevo premuto un tastino che dovevo premere. Scusate. La colpa è solo di scusi. Allora ragazzi, vogliamo raccontare perché stiamo facendo questa cosa qui? Ce lo chiediamo anche noi, effettivamente. Allora... La stiamo facendo, intanto sto giocando con i commenti per vedere qual è la versione migliore da fare, da mettere. Stiamo giocando con i commenti perché, insomma, volevamo intanto sensibilizzare tutti a stare a casa. Se avete visto anche la conferenza stampa appena finita, l'avete vista, ragazzi, la conferenza stampa di Conte? E chi è questo? Chi è che rientra? Chi è che sta rientrando? C'è il mio audio che rientra da qualche parte, vabbè. È la prima, ragazzi, è un esperimento, non vi preoccupate. Edoardo sta partendo la diretta Facebook. Ok, adesso mi viene detto che non si sente più niente, ma non è vero, non è vero, ragazzi. Ma non è vero, non è vero. Cioè, qualcuno dice... No, ma si... Sì, non sappiamo se ci si sente tutti. Credo che siccome Facebook sia un po' in ritardo, qualsiasi pratica noi prendiamo, in realtà avviene un po' in ritardo rispetto. Esatto. Allora forse... Sei un coglione, c'è chi ci insulta, vi si sente tutti, vi sentiamo, si sente tutto bene ora? No, direi che stiamo andando fortissimo. Ok, adesso invece, guarda, adesso ho capito che dovrebbe funzionare, okay, dovrebbe sì. Funzionare. Ok, ecco. Adesso dovremmo essere tornati. Allora ragazzi, dicevamo, avete visto la conferenza stampa di Conte? Io intanto vi dico la prima cosa che ho notato, poi sì. L'ha notato anche la giornalista dopo, che erano tutti i giornalisti seduti a 2 metri l'uno dall'altro, ok? Ma poi si passavano lo stesso microfono. Sì, infatti una si è rifiutata. Ma non faccio fatica a crederlo, cioè era una roba abbastanza inquietante, direi. Vabbè, è inevitabile, qualcosa dobbiamo pur morire. Oggi io ho trovato un articolo del Guardian che ho fatto leggere a Francesco, in cui c'era, non so se lo puoi far vedere, Francesco. Sì, forse ci riesco. Era un articolo che cercava di tranquillizzare il pubblico, poi sotto c'era scritto: Errata Corridge, abbiamo pubblicato questo articolo dando una soluzione per disinfettare le mani. Non mi ricordo qual era, però è sbagliata questa soluzione, è molto pericoloso. La soluzione giusta è un'altra, falla vedere Fra, perché faceva molto ridere. Ora sembra una gag dell'ottimo De Carlo, ma assolutamente sì. Non è così, forse riesco a farvela vedere. Quest'articolo del Guardian, mettere le mani nell'acqua bollente direttamente, cosa mi hanno proposto? Questo è l'articolo del Guardian, molto rassicurante, 9 elementi per essere rassicurati sul coronavirus. Poi quando vai a leggere qua giù, questa nota, che pregherei a Edoardo di tradurre... Allora, un momento, ma forse Francesco... Ah no, è vero, perché Francesco non parla ancora l'inglese, nonostante faccia il comico in Inghilterra da 12 anni. Scusami,
Questo articolo è stato emendato il 7 marzo. Io non la vedo proprio. Dove non la siete mandata? Ah, ok, vabbè, la leggo io, la leggo io. Questo articolo è stato emendato il 7 marzo 2020. In una versione precedente avevamo affermato che una soluzione di etanolo, acqua ossigenata e candeggina disinfettava le superfici. No! È molto pericoloso combinare queste sostanze. Avremmo dovuto dire una soluzione di etanolo, una soluzione di acqua ossigenata e una soluzione di candeggina, e non tutte insieme, non in soluzione, altrimenti panico. Era una bomba quell'altra. Oh, da casa stanno vedendo delle cose che voi non vedete, ripeto, è un esperimento, ma insomma stiamo cercando di sistemarlo. Stiamo cercando di rimanere a casa, rimanere calmi. Scusatemi, ma come si chiamava questo articolo del Guardian? Che titolo aveva? Te lo faccio rivedere, lo faccio rivedere ai nostri... No, ma io non vedo, io non so dove lo fai vedere tu. Perché lo so, non lo so, niente, lo so, a voi non compare nulla, ma è 9 ragioni per essere rassicurate. Che secondo me il fatto che sono 9 non è rassicurante, cioè perché non è 10? Cioè, non è... è sinistra come cosa, non mi mette affatto tranquillo. C'è qualcosa che non va, sin dal titolo. Sono d'accordo, sono d'accordo con te. Ma come la state vivendo, ragazzi, questa specie di... coprifuoco? Perché oggi quello che ha detto Conte è: tutta l'Italia è zona rossa, quindi sono vietati gli assembramenti, ma ci sarà tipo un coprifuoco. Come l'avete interpretato? Non sono un giurista, quindi come l'avete interpretato? Non toccare né il naso né la bocca, per favore. Posso bere da una lattina? Ma invece no, lo voglio fare perché sono un po', voglio essere l'Achille Lauro delle chiamate Skype, quindi voglio essere molto trasgressivo, e quindi guardate cosa faccio. Ma perché? Abbiamo tutti mangiato, dai. No, allora, come ce la stiamo vivendo? Ma io in realtà, no, a parte insomma la tristezza della situazione in sé, io sono un noto casalingo da anni, quindi in realtà ho accolto la notizia della quarantena come un'opportunità. E è un'ottima scusa per non uscire più, per insomma neanche sembrare stronzo con gli amici che ti propongono di uscire. Insomma, se ce lo chiede Conte, chi siamo noi per rifiutarci? Dico bene? Sì. Giusto. Tu, Fra? Anch'io per quanto mi riguarda. O Saverio, uguale. Vai, Saverio. No, nel senso che effettivamente sì, io sono da sempre contrario alla vita sociale, pur ogni tanto concedendomi, quindi come vado dicendo da anni ormai, non dovremmo vederci, i nazisti si vedevano, quindi secondo me è giusto essere isolati, in generale, in quindi assoluto, tu stai mantenendo la distanza di un metro e mezzo gli uni dagli altri, sempre? Sì, tanto io a quella distanza riesco anche a fare sesso. Cretino. Comunque, quindi no, per me non è una particolare restrizione. Beh, siamo un campione particolare perché essendo quattro comici tendiamo... Siamo disoccupati. No, tendiamo naturalmente alla depressione. Quattro persone depresse. Depresse, no. E non escono di casa. L'unico motivo per cui uscivamo di casa era fare spettacoli. Non si fanno gli spettacoli, quindi voglio dire... Siamo le persone adatte per il coprifuoco. E poi se non vivi non puoi scrivere, quindi in realtà sarà un... Beh, che bella frase! Una cosa, non so se si può far vedere, ma credo ci sia una sigla per questa cosa che stiamo facendo. Ma mi sa che non parte la sigla, non so perché, ci provo. No, non parte ragazzi, non parte, dovremmo capire tra le tante cose. Ciccio, Francesco, scusami, mi chiedono dalla mia pagina Facebook perché hai uno sfondo da sequestrato dell'ISIS. perché sono un... Io lui. Tu. Io... no, anche lui è Francesco. No, ma io sono... C'ho un archivio. Io sono un sequestrato dell'ISIS. È quello. Cioè... altre cose, sì. Ah, ecco. Saverio, posso farti una domanda? Ma scusa, tu hai però fatto uno spettacolo in quel lasso di tempo che era tra... Sì. La catastrofe, sì. E il disastro. A Prato, abbiamo fatto lo spettacolo tutti a un metro di distanza l'uno dall'altro, è stata una serata memorabile, è venuto molto bene, cioè il pubblico è stato molto divertente, era ovviamente sold out, perché abbiamo due... credo sarebbe stato sold out comunque, perché abbiamo dovuto mandare via un sacco di gente, però fatto sta, comunque abbiamo fatto un sold out facile, però alla fine saremmo stati comunque 50 persone almeno, e tutti a un metro di distanza, ma guarda, alla fine ti dirò,
bella serata, si rideva. Ma... poi uno mi ricordo ha tossito e altri due sono morti, però per il resto è stata un'ottima serata. Quindi sei stato l'ultimo che ha fatto una serata dal vivo tu, di noi sì. Qua. Io l'ho fatta poi tra l'altro appunto con le norme della con quelle restrittive, non come adesso, ma quelle che c'erano fino a 72 ore fa. E come bastava rispettare il metro di distanza. E com'era? Com'era? Ricordacelo, che noi ce lo siamo scordati. Come, cosa è successo? Cosa succede in una serata? Ve le ricordate le serate? Che belle che le facevate! Stai su un palco e cerchi di far ridere le persone. No, Saverio, ma di questi tempi, di questi sì. Tempi, pratichi ancora l'appellazio al microfono? Il celebre, è un tuo allora. Celebre metodo, nonostante le restrizioni date dalla quarantena, dal problema delle difficoltà. Quella gag non la faccio più, ma ne faccio un'altra dove faccio proprio un deep throat al microfono. Sì, certo, no, infatti mi ricordo che lì la stavo praticando proprio in questi mesi, perché è una gag nuovissima che sto andando rodando. E certo, che adesso questo coronavirus, cioè questa sospensione delle serate ha fermato, ma io confesso di aver continuato a prendere microfoni in bocca in tutta Italia, forse sono il paziente zero a questo punto. Credo che sia nelle raccomandazioni del governo. Non prendere microfoni in bocca, no. Mi piace pensare che è arrivato Conte mentre lo facevi, folletta, ha tolto. Tra l'altro ho anche una prova video di quella gag, di una serata a Bergamo, tra l'altro, zona rossissima ormai. E magari la pubblico in questi giorni. No, su YouTube. Vabbè, ma chi è? È Lancia, si è tramutato. Ciao amici, sono Lancia. Ma amici cosa? Amici cosa? È arrivato anche Stefano Rapone, ragazzi, è arrivato anche ciao, Stefano Rapone. Siamo praticamente tutti. Tu forse non ci vedi, ma dovrai accontentarti del sentirci. Però i nostri, non so come chiamarli, internet spettatori, chi ci sta guardando in streaming ci vede. Ragazzi, utenti. I nostri utenti ci vedono. Ragazzi, posso anche, vi faccio un po' di domande anche per, diciamo. Allora, lo ripeto anche a Stefano. Stiamo facendo questo per dire: state a casa. Vi intratteniamo noi, eventualmente veniamo noi a intrattenervi a casa se serviamo, no? Ci veniamo proprio di persona, quindi voi statevene a casa. Viva la quarantena, l'unica quarantena possibile. Esattamente, veniamo noi a intrattenervi senza problemi. Ragazzi, ovviamente... No, scusa, il problema c'è, chi paga? No, allora... penale, da sempre. Al momento nessuno... De Carlo se n'è andato nel frattempo. Certo, a questa notizia. Indignato. Mentre... Io faccio pretesto. Di soldi se ne va. Mentre aspetta che Saverio si è... Mi si è frizzato Saverio Raimondo. Mi è morta la conversazione. Io ci sono. Sì, adesso ti recupero, eccoti qua. Ragazzi, per un po' staremo tutti a casa, quindi anche voi senza serate. Cosa state pensando per i vostri... fan che in qualche modo però hanno bisogno del vostro sapido umorismo. Francesco, ti allontani che ti vediamo le tonsille, grazie. Ah, scusate. Se state pensando qualcosa, eh? Io non penso niente dal 2012. Ho esaurito qualsiasi idea a quell'epoca. Anno dell'apocalisse, tra l'altro. Guarda caso. Io sto... Vabbè, continuo a fare Caterpillar. Faccio la rubrica lunedì e giovedì. Ma ti fanno entrare in Rai o stai lontano? No, stai... La faccio da casa. Via telefono? Via telefono, questa app. Guarda, te la faccio vedere, aspetta. La puoi far vedere o la Rai ci denuncia? Dici che ci denuncia? No, non credo. Lo so. Perché ci deve denunciare? Scusa. Non lo so, è segreto. Un'app sul telefono per collegarmi con la Rai. Ecco, forse è meglio che non ce la fai vedere, ma che ce la lasci intuire, diciamo così. Ah, è proprio proprietaria della Rai. Invece, Stefano, tu come pensi di, di permettere ai tuoi fan di sopperire la tua mancanza? Ma guarda, non penso che la sentano più di tanto, in realtà. Niente, io aspetto qua, aspetto che... Che finisca il mondo, se no niente, mi ho la mia mucchina qui di sottomarca, così lo vedo. Eventualmente, insomma, sopravvivo. Cos'è quello? Ha un microfono. È il microfono della Rai. Con cui parlare. Okay. Questo coso al telefono. No, mi piace pensare che il cavo arriva proprio alla Rai. Esatto. C'è un cavo che arriva a casa tua.
Però tu sei fortunello, perché io invece vado a blackout Ci ho messo fisicamente. 2 anni a ottenere questa app. Assumendomi tutti i rischi del caso, il privilegiato sei tu, Lo so, ma è stato, l'ho ottenuta dopo 2 anni di fatica, ce l'ho fatta, ma appunto devi essere un po' devi avere il tesserino Rai, quello Platinum, per avere. Ah, il tesserino premium, non ce l'ho, non me lo posso permettere, piano piano, Allora, piano ragazzi, piano. questo è ovviamente un esperimento, cioè stiamo provando un po' la tecnica, però magari è una cosa che potremo nei prossimi giorni, non con tutti e cinque quanti siamo, ma un pochino replicare per appunto farci passare le nostre giornate di quarantena. Non avete anche voi la sensazione che sia la scena iniziale, non voglio spaventare nessuno, che sia la scena iniziale di un film apocalittico? In genere non comincia così con infezioni, gente che sfugge dalle carceri, rivolte nelle carceri. Politici nel panico e poi ci si comincia a uccidere l'un l'altro. Non avete anche voi questa sensazione o sono ottimista? La cosa bella è che ci tocchiamo tutti la faccia e non si può Ormai siamo a È casa, ormai possiamo farlo, A possiamo anche casa si può darci la fare. mano, vedi? Sì, no, io penso, la cosa interessante è, al di là del fatto che purtroppo non possiamo vedere la sigla che aveva preparato Francesco Lancia, Che è la cosa più bella, l'unico motivo per cui ho accettato questo lavoro. Esatto. L'altra cosa è da dire che il mestiere che facciamo è abbastanza complicato in questi momenti. Io personalmente, anche andando in radio a Radio 2, da una parte devi parlarne per forza di questa situazione, dall'altra è pure difficile. Io non so come vi trovate voi, perché è un'esigenza, perché poi giustamente, come la gente ha bisogno di informarsi, ci stanno i giornali, ha pure bisogno di svagarsi e tutto quanto. Però voi la trovate una cosa facile o siete in difficoltà? Guarda, io oggi sono andato alle poste per vedere gli anziani per l'ultima volta, perché è un po' che come, prima che succeda il fattaccio, insomma. Quindi, questo è come la sto vivendo io in questo momento. Allora, Io io ti dico la verità, io anche sto andando saranno ovviamente. quei ghiacciai gli anziani fra poco. Esatto. C'è Greta Thunberg che li difenderà probabilmente. Io sto andando in radio tutte le mattine, in realtà abbiamo ricominciato oggi dopo la catastrofe. E ti dirò, non è facilissimo perché sì, la gente probabilmente ha voglia di ridere e di scherzare, no? Si dice sempre su quell'argomento lì. Però devi anche essere bravo a muoverti in qualche modo sul filo del non risultare fuori luogo. Oggi ho fatto un pezzo sull'albero azzurro, sui 30 anni dell'albero azzurro, questo per darvi un po' l'idea di come mi sto muovendo. E domani credo, boh, farò un pezzo sugli anziani no, farò un pezzo sul sole che scotta troppo in questo marzo strano, probabilmente. Io personalmente ho paura di risultare quando fai queste cose, come quelli che fanno le battute su Twitter, no? Quasi capito? Per ostentare il fatto che non si può scherzare, io ci penso io. Cioè, capito? È una cosa abbastanza inquietante, I secondo battutisti me. compulsivi, diciamo così. Bravo, 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 bravo. Allora, io dirò una cosa, anzi, farò, attaccherò un lungo pippone al Non riguardo. vediamo l'ora. Tanto ce l'abbiamo di tempo. Intanto posso Era dire che meglio la tosse, vabbè. personalmente, essendo una persona ansiosa, e qui scusate, ma momento Marchetta, perché sono l'autore No, di Cavalcanti, sono lo Paolo potevi dire subito. Vergogna. Ansioso certificato. Io in realtà, da ansioso, io mi trovo molto a mio agio in questa situazione. Cioè, perché nel momento in cui tutti sono nel panico, tutti sono spaventati, io da ansioso mi sento finalmente integrato, inserito. Io sono 33 anni che dico che moriremo tutti, quindi per me questa situazione è, cioè, sono rilassato, sono a mio agio. Quindi questo è il mio punto di vista personale. Dal punto di vista professionale, dunque, secondo me devono astenersi i battutisti, i compulsivi, devono lavorare solo. È il momento dei professionisti. Solo chi ha ragioni di lavoro, solo chi autocertifica che per motivi di lavoro deve fare comicità, può passare la linea, il confine rosso. E chi ad aiutarci in questo vengono invece gli autori dei late night. Quindi non voglio fare marchetta solo al sottoscritto, ma anche, aspetta, che lo prendo.
Eccolo qui, il buon monologue di John Max, il quale spiega come si fa a fare comicità quando, per esempio, negli Stati Uniti ti ritrovi con l'11 settembre, che nelle primissime settimane non sono andati in onda, e poi dopo, però, dopo tipo un paio di settimane, hanno ricominciato ad andare in onda tutti i giorni, e comunque lo sappiamo quanto l'11 settembre di fatto è stata una cosa che è durata un anno quasi, se non di più, con i suoi strascichi. In realtà lui effettivamente racconta che qualunque notizia, anche la più grave, ha sempre un aspetto ridicolo. Se noi pensiamo al coronavirus, la mucchina, le penne lisce, le babysitter, sono tutti degli aspetti tangenziali alla macro questione, molto buffi, perché poi alla fine siamo esseri umani, quindi anche le pagine più tragiche mostriamo sempre il nostro lato ridicolo. Quindi secondo me il professionista, sono esclusivamente il professionista, colui che autocertifica, che va a fare una battuta perché in cambio gli danno dei soldi, può assolutamente accostarsi a questi temi prendendo quelli che sono gli spunti tangenziali ma buffi di una vicenda in sé per sé più grave. Quindi non fai battute ovviamente sulla rianimazione, ma farai battute sulle penne lisce. Fine del pippone. Edo, che sta parlando? Sono d'accordo. No, guarda, devo dire, allora, anch'io ho iniziato a scrivere una rubrica per Blackout su Radio 2 che si chiama Il Radio Diario, quindi di fatto è un diario. Nella prima puntata mi sono proprio reso conto di quanto nel corso di poche settimane la situazione sia cambiata tantissimo, e adesso effettivamente è più difficile parlarne, con tutto che ci sono aspetti ridicoli come appunto la mucchina, quelli che vendono la mucchina a 50 euro. Però indubbiamente adesso sta diventando triste quantomeno per il discorso dell'isolamento, perché tu vedi un paese che si spegne e che si chiude e che si obbliga a rimanere a casa. Ripeto, io vivo così da anni, però insomma effettivamente c'è una chiusura della socializzazione che mette tristezza. È vero che secondo me dobbiamo intervenire soltanto noi, quindi uscire dalla nostra depressione che ci tiene a casa da anni e invece a questo punto tirare fuori cose belle, perché c'è un'espressione che forse chi non è dentro la comicità non conosce in inglese, che è too soon, ovvero quando tu fai una battuta, succede un fatto lugubre, negativo, e i comici fanno una battuta, se è troppo presto si dice too soon, che vuol dire troppo presto, insomma. In questo caso però questa regola non vale più, perché onestamente questa situazione straordinaria è omeopatica, poi è diluita, sta diventando ordinaria, e quindi diciamo, come dice Saverio, se c'hai il patentino, a me fa ridere questa cosa, il patentino, però in qualche modo sei quasi, è quasi un dovere quello di scherzare su questa situazione. Ma poi si può e bisogna scherzare su tutto, perché si sappia come farlo. E io ho la sensazione però che il buon Stefano Rapone non sia d'accordo su questa cosa, forse sì, non lo so, Stefano? No, io penso, intanto beati voi che lavorate, chi in radio, chi in televisione, io sto... Io ho tutti gli spettacoli rimandati, quindi sto qui e... No, e quello anch'io, se vuoi facciamo la giaculatoria delle date, ciascuno dice la propria sicuramente, e poi diciamo vincerete. No, sul tema sì, ma in questo in generale vale, non solo per questo, secondo me che sia meglio che lo facciano i professionisti, però alla fine su internet che lo facciano un po' tutti, a me alla fine non mi cambia più di tanto. Certo, magari meglio evitare le cose cioè le cose più macabre, magari solo per fare quelle capito, gente che vive più matti, capito, quello è un po' non mi piace, però chi fa battute così sul fatto alla fine non mi cambia più di tanto. Però stavo leggendo su questo su Facebook c'è anche il sotto, come si chiama, le notizie che scorrono, sì, sulla, sì. Che voi... Ho visto che è morta suor Germana, a proposito di anziani. Sì, è morta suor Germana. E vogliamo vedere quante anche battute. Max Bonsido, eh? Non ho capito. Anche Max Bonsido è morto. Sì. Io però per suor Germana più un debito. Io pensavo fossero la stessa persona. Lo vedi? Il vizio della battuta compulsiva, lo vedi? Tu lui può, è professionista. Max Bonsido interpretava suor Germana nel baile. Scusate una cosa, ragazzi, ma le cuffie di Stefano Rapone sono quelle cuffie che si usavano, cioè credo che te l'hanno date con Skype, la prima versione di Skype, ti ricordi quelle cuffie? Questa è perché io giocavo ai videogiochi in team, e quindi sono un retaggio che mi è rimasto dall'epoca. Posso fare una domanda? Lei conosce Ciccio Gamer? Ecco, è il fratello di Stefano. Esatto.
bene, sì. Ovviamente nel frattempo ne approfitto per dire a tutti coloro che ci stanno guardando, fossero comici, colleghi o anche persone che vogliono dire qualcosa, se ci conoscono personalmente possono scrivermi e magari li buttiamo dentro la conversazione, se invece vogliono farci delle domande possono farlo attraverso Facebook, di cui non capisco bene perché non appaiono i commenti, o meglio appaiono ma appaiono quelli ancora di quando abbiamo iniziato e ogni volta che li riattivo appaiono sempre gli stessi, quindi dovrò bene capire perché, però possono farci delle domande su Facebook che io comunque continuo a leggere. Per ora sono commenti in generale su quello che abbiamo detto. Ci viene chiesto se fare battute oggi sul coronavirus è una comprovata esigenza lavorativa. Direi di no, credo fosse una battuta anche questa in realtà. E aspetta. Se fare battute sul coronavirus è una comprovata esigenza lavorativa? Sì, esatto. Ovviamente ognuno di voi ha i suoi fan che fanno inside joke e riferimenti. Ci chiedono se questo a cui stanno assistendo è un evento organizzato dalla Pappagallo Eventi. E questa immagino che sia spettacolare. La gara dei cinghiali, quindi ci siamo arrivati in questo modo. Troppo. Ok, ovviamente dicevo, se qualcuno vuole unirci, qualche collega se vuole unirsi può scrivere in privato se ha il mio numero, se no può fare dei numeri a caso finché incidentalmente non becca il mio, e io lo provo a inserire in questa conversazione del tutto sperimentale. Ragazzi, fondamentalmente, guardiamoci negli occhi, avete tutti rispettato tutte le regole che sono state dette in questi giorni? Facciamo un esame di coscienza. Io dico una cosa, bisogna essere onesti su una cosa. Quanto è bella avere la sensazione delle mani lavate. Io non è che mi lavavo, sinceramente, non è che ogni 10 minuti te lavavi le mani prima. Io sì. Basta, io sono termofobico, mi lavo le mani. Sì, io continuo. Ragazzi. No, io continuo. Davvero, a me la vita non è cambiata. Cioè, le regole famigerate del distacco sociale. Sta arrudivi una piega del gomito, tu. No, quella no. È l'unica cosa che non facevo. L'unica cosa che non facevo. Salvo quando non avevo prurito alla spalla, e allora grattandomi, poi siamo una specie probabilmente abbastanza sozza. Questa è la mia teoria. Soprattutto Stefano Rabone. Allora, sì, infatti mi sono graffiato tipo le nocche, perché per lavare in questa maniera come fanno cioè, ho scoperto che fa male comunque, dopo un po' che lo fai mille volte al giorno, usate saponi intimi anche per le mani che sono più delicati forse, non lo so. Tu usavi lo scrub di tua zia per lavare le mani, è sbagliato. Sì, quello per squamare la pelle. Sono due settimane che applichiamo queste regole, adesso l'emergenza non è più lavarsi le mani, adesso l'emergenza è lavarsi il gomito, perché adesso i gomiti italiani fanno schifo, i nuovi focolai sono i gomiti. Ragazzi, vi interrompo un secondo. Scusami, Edo, ti interrompo un secondo perché abbiamo un ospite che è incapace a utilizzare la tecnologia, quindi non può unirsi alla nostra conversazione in maniera tecnologica, ma può farlo in una maniera molto rudimentale. Cioè, forse lo sentite perché è in viva voce. Fortuna Cucche, Valerio Lundini, certamente. È Valerio Lundini che non so se lo sentite o lo vedete, ma anche lui ci teneva a dire a tutti di stare a casa. State a casa? No, a me Francesco Lancia oggi pomeriggio mi ha detto di far parte di questo bellissimo Decameron che state facendo virtuale. Vi saluto tutti, il problema è che la mia password di Skype evidentemente non è nessuna delle 5 password identiche che io uso da quando sono nato, che a questo punto posso anche dire ad alta voce quali sono un insieme di lettere a cui seguono ogni volta un numero in più, perché ogni volta devo aggiungere un numero in più e Skype non le voleva più, quindi niente. Non so come funziona più Skype, fortunatamente non lavoreremo mai più nella nostra vita, quindi non mi servirà se non per questa bellissima iniziativa di Francesco. Quindi lanciamo un appello, se qualcuno di voi che è a casa bloccato sa qual è la password di Lundini per Skype, qualche hacker che c'è, la può segnalare a un indirizzo mail, Valerio, o al tuo profilo Facebook? Sì, ma non lo so, mi dice usa il tuo numero di telefono o la tua mail, io ho usato entrambi, mi dice no, ma questi già ce li abbiamo, ci ha detto Skype,
E poi ho detto, ah, allora fammi accedere, serve la password. E quindi niente, ragazzi, però mi sembra che questo escamotage che hai trovato è funzionale al massimo. Sì, a parte che mi sto distruggendo un braccio e la qualità è orrenda. Quindi, Valerio, sarà per la prossima. Sarà per la prossima. Io vi sto seguendo, con felicità. Sì. A me dico una cosa impopolare, non è per fare il battutista. Vai. A me un po' questa situazione sono andata la linea. Vai. A me un po' sta piacendo. Perché? Mi ricorda un po' l'infanzia, mi ricorda quando stavo a casa e non c'avevo niente da fare e trovavo modo di essere dove più creativo. Finché non muoiono troppe persone, secondo me è una cosa che ci serve. E come passavi la tua infanzia, Valerio? Scusami. A Chernobyl. Sì, ho fatto le medie lì, dove dice Francesco. Però già la situazione era più calma rispetto agli anni Ottanta. Ma no, guardavo la televisione, adesso non guardo la televisione, vedo voi cinque che occupate, infatti mi spiace per Rapone, De Carlo e Raimondo che occupano la parte inferiore del video, mentre Lancia e Ferrario si sono presi quei due spicchi belli grossi in alto. Quindi, secondo me avete fatto una roba gerarchica molto... Hai capito, ecco come si fa. Va bene Edoardo, sì, scusami Valerio, la qualità è infima, quindi grazie per la partecipazione, ti salutiamo. Ciao. Era Valerio Lundini, ciao. In collegamento credo da casa sua, non so, qualcuno lo conosce, ha riconosciuto il ruolo, non lo so, però era Valerio Lundini, così anche i fan che ci dicevano tirate fuori Valerio Lundini sono stati accontentati. Possono chiedere chiunque, i fan? Sì, tiriamo fuori chiunque. Sì, chi vuoi tirare fuori, vediamo se è in ascolto e si connette in questa specie di maratona, poi vi mando a dormire, giuro. A me mi farebbe piacere sentire qualcuno da Milano, per esempio. Non so se ci abbiamo allora contatti. Noi qua siamo tutti a Roma, almeno apriamo. Sì, una... O a Milano forse ci stanno nascondendo qualcosa e in realtà sono già tutti morti. Sì. Allora, aspetta, forse ci abbiamo la signorina Chiara Galeazzi, se volete, in collegamento. Aspetta che provo ad aggiungerla. Allora, Francesco De Carlo, intanto presenta chi ci sta guardando Chiara Galeazzi. Beh, Chiara Galeazzi è milanese. Grazie. Questa è l'unica cosa che so di Chiara Galeazzi. Questa è sicuramente un... Se volete, in collegamento. Eccola! Dovrebbe esserci e tra un attimo vedremo anche lei. Datemi tempo e ce la facciamo. Sì, dovete avere il macchinario che sta usando Francesco Lancia, perché per me è sicuramente un collega. Chiara, eccoci. Aiuto! Esserci e tra un attimo. Chiara, spegni la diretta Facebook immediatamente. Potete mettere gli auricolari. Va bene, c'è un grande rumore. Eh sì, credo che sia Chiara Galeazzi che ha la diretta Facebook ancora accesa. Chiara, spegni la diretta Facebook. C'hai qualche video Facebook perché arriva in ritardo, quindi spegni le dirette Facebook che hai aperte, cioè, da qualche parte. Come si fa in televisione? Mi sento dico... come da Magalli, aiuto. Signora, abbassi il volume della sua TV. Fa schiuma, ma non è sapone. Cos'è? La borra? Brava! Ho vinto, grazie. Dite a Lundini che forse la password era la borra. Possibile. Ma avete fatto un... Chiara, ormai non sei più così speciale in realtà, perché siamo tutti nella zona rossa. Prima eri tu. Io sento male. Si sente malissimo, Fra. Io sento l'assa metallico. Credo che sia l'intervento a questo punto di Chiara Galeazzi, che sia entrata e abbia sfasciato tutto. Aspettate. Forse è infetta. Forse. Sì, lo sono. Scusate. Adesso va meglio? C'è tutto di lei, non si capisce niente. Quindi adesso va meglio. Adesso va meglio. Sì. Chiara, benvenuta. Grazie. Come state? Come te? Noi bene. Bene, ma tu piuttosto. Bene.
Io sto bene, oggi sono anche uscita di casa, quindi non è legale, non è civico, tu vuoi solo vedere dei vecchi morire, questa cosa è agevole da parte tua. Lo so, scusate, io sono molto felice perché adesso siete zona rossa anche voi, siete tutti zona rossa, quindi... Siamo sempre stati zona rossa, Roma è 10 anni che è zona rossa, ma di cosa stiamo a Roma, uscivi la sera a fare cosa, che hanno chiuso i locali, sono 10 anni che è chiuso tutto, qua è tutto normale, tutto uguale. Come no, si vive? Sono anche molto contenta che hanno eliminato il calcio, scusate, per è vero ragazzi, non ne abbiamo parlato. Ho paura che porterà degli scontri nelle strade, che la gente uscirà di casa per Milano capitale, Roma succursale della zona rossa. Sì, Milano capitale, Roma succursale. Sì, c'è, probabilmente siamo in troppi, stiamo un po' sovraccaricando la banda. No, secondo me che chi ha non ha le cuffie si sente quello che come un ritardo in quello che dice uno. Tipo adesso nel... Io non so se ho delle cuffie che funzionano. Non lo so. Ma intanto, mentre... Tutto il... tolgo io da questa diretta che voglio vedere il documentario su Miles Davis su Netflix. Va bene, Saverio, allora ti lasciamo al documentario. No, io restavo. No. Bisogna sacrificare qualcuno, mi sacrifico io. Allora, io non voglio puntare il dito su qualcuno, ma da quando è arrivata la Galeazzi non si sente più bene. Adesso ditemi voi. È colpa mia. Ditemi voi. Allora, scusate, ragazzi, non abbiamo parlato effettivamente del calcio. Che è un bel, insomma, un bel problema. Non si sente, a giudicare dalla vostra faccia, non sentite niente. Ora meglio. Ok, perché Chiara si è messa le cuffie, quindi immagino che fosse lei la questione. Non abbiamo parlato... Ma non so se si sentono cuffie. Sì, ti sento. Okay, voi mi sentite? Mi sentite adesso? Sì, vi sentiamo tutti. Non abbiamo parlato del calcio, ragazzi. Del calcio, della chiusura del campionato di calcio, che lo so che ve ne frega il giusto e l'onesto, ma è una roba abbastanza grossa per questa nazione. Vero. Ecco. Credo che sia la domanda alla quale nessuno riesce a rispondere, perché siamo persone abbastanza, sì, infatti, abbastanza distanti da una polemica così forte. Beh, no? Però ragazzi, scusate, ragioniamo su questo, è un segnale che le cose stanno piuttosto complicandosi, sì. Perché penso che il calcio, cioè come la cronaca ci ha dimostrato, si chiude prima la scuola che la Serie A, quindi cioè, vero. La vita è fatta di priorità e se chiude anche la Serie A sono problemi grossi. Io ho visto delle cose, effettivamente era strano vedere dei giocatori che si baciavano in bocca praticamente dopo gol, quindi... Sì, beh, ovviamente le norme di sicurezza non erano rispettate, però sai, ci sono, adesso dico una banalità, ma ci sono talmente tanti soldi che girano che per fermare una roba così, insomma, la situazione deve essere molto seria. Sì, spero che questo... Sai qual è il problema? È che tanto alla fine vince la Juve, cioè, capito? Sono 8 anni, quindi possono anche fermare il campionato, ma poi è così. Tant'è che io ho una mia teoria, che al 10° scudetto consecutivo vinto dalla Juve... vanno a giocare nel campionato inglese, non sono più una squadra italiana, evidentemente, cioè vengono presi e portati in un altro campionato, basta. Adesso non lo so, era l'unico modo per cambiare questa cosa, va avanti da anni, era interrompere il campionato. Adesso poi vediamo che succede, però è così. Allora, nel frattempo arrivano dei commenti da colleghi, leggo di Carmine Del Grosso che ci dice che Stefano ha rubato le cuffie della Trust ad un dipendente Rai. È vera questa cosa, Stefano? O è una leggenda? Non ci credo. È tutto vero. Sono cuffie antichissime, infatti. Sono probabilmente del 2009. Queste qui non è neanche più l'imbottitura. Quindi sto facendo malissimo in realtà sulle orecchie. Sto soffrendo per voi. Ci metto un po' di amuchina adesso per tranquillizzare anche le mie orecchie, che saranno infette a questo punto. Niente, con queste immagini. Comunque hanno chiuso tutti gli impianti sciistici, Ah, mannaggia. Peccato. Glielo dico, Come faremo noi che siamo tutti appassionati di discesa libera? Campione regionale di snowboard. Azzurro di sci. Sì. Anche Nicolò Falcone sta guardando, ma si lamenta solo che si sente male, quindi non dà un contributo utile alla causa. Sono Nicolò... qui da 2 ore che dicono che non si sente. Esatto, quindi Nicolò, o fai una critica costruttiva oppure niente.
Pensate che bello essere studenti oggi, ma in realtà non lo so, è bello essere studenti perché si rischia di, non dico perdere l'anno, ma insomma perdere un mese di lezione con tutte le conseguenze che un provvedimento del genere può avere. Che ne pensate, ragazzi? Allora, io il giorno in cui c'è stato il decreto che ha chiuso le scuole la prima volta sono andata immediatamente su TikTok e ho visto centinaia di video di adolescenti felicissimi, certo. Ed è stata la più grande dimostrazione di gioia che abbia visto negli ultimi 10 anni, quindi ero felice anche io per loro. 3 giorni dopo si erano già tutti rotti i coglioni. Certo. Proprio si stavano per iniziare a drogare pesantemente, proprio disperazione vera. Quindi immagino che all'inizio aprile avremo... Però anche lì sulla questione drogarsi, come ci si pone? Nel senso, non puoi pippare perché ti dovresti toccare il naso, quindi quello no. E anche il fumo non lo puoi fare perché ti toccheresti la bocca. Quindi puoi solo fare... eroina, però se devi tossire nel gomito, che sostanze puoi prendere effettivamente? Perché tu dici che è questa la preoccupazione dei nostri studenti, la prima preoccupazione dei nostri studenti. No, mi rifaccio a quanto detto adesso dalla dottoressa Galeazzi. Se c'è adesso c'è questa emergenza droga tra so i giovani annoiati, Raimondo, a scuola mia queste cose mai successe. Sentite, a proposito di TikTok, che la Galeazzi ha citato TikTok, ma voi sapete, cari Ferrario, Raimondo e Rapone, che qui sotto di me Francesco De Carlo in realtà è diventato una star di TikTok, perché il social network degli adolescenti è pieno di ragazzine e ragazzini, e non solo, che hanno preso un pezzo del suo monologo, che adesso De Carlo ci rifarà in diretta, e lo fanno a TikTok, quindi fanno un lip dub di questo pezzo. Qual è quel pezzo, fra, te lo ricordi? Credo che sia, sono sicuro che è quello delle sigarette, quello in cui dico che vorrei i pacchetti delle sigarette per i depressi, perché a me di uscire di casa non me va, l'ho detto dall'inizio io che a me di uscire di casa non me va. Quindi dovrebbero scrivere: il fumo ti aiuta a uscire di casa e incontrare gente nuova e stimolante, allora smetterei. La cosa che voglio chiedere a Galeazzi e forse anche agli altri ospiti del tuo programma. Il mio programma. Detto con una superbia da prenderti a calci in faccia. Ah, il programma di Francesco Lancia. Come posso io fare i soldi da questa cosa di TikTok? Cioè, loro stanno usando una cosa mia, 2000 video ci stanno, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Ma c'è un modo per fare del denaro da questa situazione di viralità? Scusate se dico viralità. Mi sa di no. No. È la classica è come questo programma. Cioè, capito, quella roba là, sì, tutto bello, però poi dopo ti alzi e non è cambiato niente la tua vita. Niente. Ferrario che ha visto. Vuoto di prima. Niente, Edoardo. Però puoi andare nella Silicon Valley, fondare un tuo social network e portare tutti i minorenni che tu hai così in qualche modo conquistato su TikTok dalla tua parte. Però servono soldi e talento che non hai, Francesco. faccio notare che alle spalle della dottoressa Galeazzi c'è proprio scritto, c'è un manifesto sulla droga. Sì. Lo vedi? Che torniamo alla... Non so se si vede... C'è anche Adolf Hitler, scusate, ma... Sì, beh, è bello proprio. Sì, è una bella parete. Vantiamocene. È un poster fatto dalla regione Lombardia, sì, alla fine degli anni 70. Ma qua, nel manifesto con Hitler? Il manifesto con Hitler è sempre della fine degli regione anni Lombardia, 70. Regione Lombardia, sempre. Di una mostra di John Hartfield, che è uno dei primi ad aver utilizzato il fotomontaggio per fare satira politica, in questo caso contro Hitler, che prende infatti ciò. Io non sapevo se fosse a favore o contro. Beh, adesso mi stai dicendo che è contro. Era fatto per CCN, però ne ho due in casa di Adolf Hitler. Una domanda per Edoardo Ferra. Ah, scusami, Fra, dimmi. No, volevo dire semplicemente che oggi la notizia del giorno e di questa sera è che praticamente l'Italia è diventata zona protetta. Zona rossa. Beh, ha usato zona protetta. Praticamente. Zona protetta è il parco nazionale d'Abruzzo. Lo so, però è un po' quello che siamo. L'ha fatto apposta. Un enorme parco nazionale.
però ha detto protetta, usiamo protetta. Io devo dire che un po' questa cosa, mi sento di dire che un po' serviva, perché io fino a stamattina giravo, sapete come sono, Galeazzi, forse lei sa come sono i romani, sono un po' così, un po' faciloni. C'era un signore al bar che faceva a me che cazzo, a me è il coronavirus, ma lasci, mi abbaffa, ma che cazzo. Cioè, è giusto che poi il governo prenda delle disposizioni nei confronti anche della cittadinanza un po' così facilona, mi sento di dire. Comprensibile, sì. Voi che pensate? Beh, davvero ci sta chiedendo un parere su questo? Ma dove siamo? Dove sei andato? Fatto il libro, ma non lo potevi portare dopo? No, lo faccio adesso. Saverio, puoi fare anche una marchetta per gli AirPods, per cortesia, perché non ti si può vedere tirare quel cavo di un metro. Quanto ormai fa pubblicità, cioè, tutto, ormai appunto compra di un paio di AirPods, dai. Beh, intanto rivolgiamo un pensiero a tutti quelli che sono scappati di corsa dalla zona rossa e sono finiti in zona rossa da oggi, che è piuttosto... È vero, tutti quelli scappati da Milano non hanno fatto in tempo ad arrivare. È piuttosto ironica come situazione. Poi devo dirti, non lo so, Fra, io sto... Adesso se ci dobbiamo fare serie, anche se non è il nostro... No, bisogna guardandomi, essere... Guardandomi in giro sono combattuto, perché vedo un sacco di persone che storicamente conosco come antifasciste, diciamo così, richiedere misure fasciste per, contro il coronavirus, quindi roba tipo in casa bastonate a chi non esegue l'ordine, che è una roba giusta, però è anche molto fascista, e il contrasto lo trovo buffo, insomma lo trovo particolarmente divertente il fatto che chiaramente dipende dalla percezione che hai del pericolo. In questo caso il pericolo lo senti molto vicino e quindi sei disposto a cedere molto della tua libertà in cambio di una sicurezza. Non solo, io trovo particolarmente buffo poi anche questo esaltarsi dal punto di vista civico nel dire io sto a casa, sto facendo la resistenza, cioè ci sentiamo tutti degli eroi semplicemente perché non siamo andati a fare l'aperitivo e non ci siamo dati un bacio sulla guancia. Cioè questo paragone con i partigiani è assolutamente ridicolo, cioè ecco questo gasarcio che ecco vedi io sto a casa, io non esco, ma sti cazzi. Posso fare una proposta? Sì, prego. Cioè possiamo che non ci baciamo più tra maschi? Sono d'accordissimo, sempre stato contrario. Sempre stato contrario. Perché dobbiamo baciarci? D'accordo? È una cosa proprio da terzo mondo. Che Rapone fa spesso. Una cosa da paese mediterraneo. Infatti vediamo i lati positivi. Tu fai il figo perché sei andato in Inghilterra d'Albione. In Inghilterra, se baci qualcuno di me, cioè è vista bene, come. Non hanno ragione. È molto brutta come cosa, no? Quali sono i lati positivi? Una domanda. Tra femmine continuiamo a baciarci? Sì, è bello, è una bella immagine. Ok, certo. immaginavo. È una cosa tanto carina. A me piace. Magari non baciatevi solo però due alla volta, anche 3-4 alla volta, è più bella come immagine. C'è una categoria dedicata. Sì, lo sto guardando adesso. Ecco, le donne assolutamente... Io ho sempre però trovato molto schifoso il fatto che incontri un uomo, ma non per motivi... Con la barba poi magari. Cioè, perché ci dobbiamo baciare? È una cosa un po' arcaica, quasi preistorica. E quindi io approfitterei di questo per da oggi in poi non baciarsi più, almeno tra maschi. Condivido. Le donne non so trattenere. Pure approvi. Rupestri piene di uomini della preistoria che si baciavano, sì. Sì, ma infatti a Pompei è pieno di affreschi di maschi che si baciano. Stefano, sì, prima pensiamo a questo, pensiamo ai lati positivi. Esatto, che quali sono questo virus? Allora, per esempio, la gente molte che si aziende che permettono ai dipendenti di lavorare da casa, che è anche una cosa da paese civile, anziché andare tutti in ufficio a non fare un cazzo, stai a casa e presumibilmente lavori anche di più, dico bene? Sì. Sì. Poi cos'altro, Ste? Solo questo?
Solo direi, se, solo questo. Direi nient'altro. Solo che non ci tocchiamo direi più. Direi che è too soon per trovare altre cose positive. Quando? Vabbè, ne trovo una io, scusate. Quando mai è avremmo fatto... È meglio fare aperitivo e baciarsi, no? Adesso non è che doveva arrivare il coronavirus. Ne trovo uno io. Quando mai avremmo fatto una cosa così altrimenti, se non grazie al coronavirus? Cioè, avremmo passato una serata... Non c'è più Salvini. Che, beh, ma quello che tra l'altro non bacia più i salumi. Non solo, non può più neanche più farsi selfie con le persone perché non puoi stare. È vero, è vero. Vabbè, ma ne approfitto per tempo. Il ritorno alla normalità vorrà dire anche giusto. Tornare a tutto questo. Ci fanno segnalare, ci segnalano da internet le Iene che non vanno più in onda per un paio di settimane. Sì. Come aspetto positivo, dici? Ce lo segnalano via internet. Io ce lo segnalano via internet. Via internet. Ce lo segnala Tania, peraltro, che salutiamo. Ah, che salutiamo. Stefano, posso farti una domanda? Hai citato Salvini. La domanda che ti volevo sempre fare, ma non ti ho mai fatto dal vivo. Ma o sbaglio, e tu hai passato tutto battute a dare a Salvini del ciccione? Sì, è vero. Ma proprio era il mio pezzo forte, a un certo punto non l'ho più potuto fare, però quindi il body shaming sugli uomini va bene, il caro sì. Il nostro no, quello lo posso fare perché lui non è così ciccione, quindi si sa che appunto, cioè, non è come dire a uno sei brutto quando non è brutto, capito? Quindi c'è questa gag, però è vero che è un po' è sovrappeso, quindi sì. Era il mio cavallo di battaglia dare del ciccione. E perché non l'hai potuto più fare Salvini? Poi? Per motivi interni, diciamo. Va bene. Domanda diciamo così. Usciamo da qui. Ha detto con le mani quando te pare. T'ha scritto così. Usciamo da qui. Domanda per Edoardo, credo sia un fan. Cosa ne penserebbe Maria Elena Fiorelli della chiusura delle scuole? Te lo dico, sei a un passo da a Guzzà Famme Venditti. Questo non succederà perché io ho 32 anni, quasi 33, e non posso più fare il pezzo di Lolle Andrea. Lo farò quando sarò vecchio come tipo Roberto Erlitzka e lo interpreterò come se fosse il Riccardo III praticamente. Questo è il modo. Detto questo, no, che dire, ma no. Vabbè, diciamo, non chiedete, fan di Edoardo, non chiedete a Edoardo di fare dei personaggi perché non li fa, quindi non è un jukebox. No, c'è una cosa bellissima che è lanciare i personaggi così, le imitazioni, le parodie, che è una cosa che dovremmo ripristinare almeno con Edoardo Ferrario. Cioè, quando si doveva lanciare un'imitazione a qualcuno, tipo a Sabbani, a questi... grande, certo. che cosa ne pensa Bruno Vespa di questa situazione? Che cosa ne pensa? Esatto. Anche se questa domanda la farei sinceramente più a Saverio Raimondo. Eccolo. Sto che sta facendo? Sto cercando del porno il numero di Bruno Vespa per mandargli la mia invitazione. Allora lo copro. No, lo vedete. È diventato, ma lo sai che non ti vedo da un po'? No, non lo fare, Save, non lo fare. No, non ci vede. È diventato fai la pubblicità ormai. Sì. Millanti, amicizie. Ma la pubblicità della mia roba. Nei miei libri, la marchetta. No, ho visto pure altre pubblicità in televisione. È testimonial della Nike adesso, Saverio, lo sapete? No, ma magari, no, purtroppo no. Faresti pubblicità, Saverio Raimondo, faresti pubblicità? Certo. Tutto ciò che è pagato io lo faccio. Bello, va? Saverio, tutto vestito tecnico invece che in tweed come al solito. No, per me la Nike farebbe una tuta in tweed. Ok. No, ma io tutto ciò che è pagato lo faccio. Io se mi dico di ammazzare una persona pagata, cioè mi pagano per farlo, lo faccio. Beh, tanta anche gente... perché credo che si possa anche scaricare come cosa. Lo puoi fare anche in smart working, se vuoi. Esatto, dal terrazzo. Sì. Basta che ti passa tutto. Se hai partita IVA da serial killer, puoi scaricare questa cosa. Sì. Allora, visto che abbiamo parlato di marchetti, vogliamo ricordare che potete approfittare di questo periodo di residenza domiciliare, come si dice in maniera morbida, per gustarvi gli spettacoli di Netflix di 3 delle 6 facce che vedete su questo riquadro. Quello di Edoardo Ferrario, di cui però non mi ricordo il titolo, quindi diteveli da soli.
Si chiama pezzi forti, pezzi no, pezzi si forti. Si chiama l'amico ritrovato. No, si chiama Temi Caldi. Temi caldi. Si chiama Sex Education. Esatto. Temi Caldi, invece c'è quello di Edoardo che si chiama il satiro Francesco. Il satiro no. Di De Carlo, scusate, quello di De Carlo si chiama Cose di questo mondo. Quello di Francesco. Oddio, sto completamente confuso. Francesco De Carlo, si chiama Cose di questo mondo il tuo spettacolo? Sì. È bello che annuisci, ma se non parli... Sì a qualsiasi cosa che potevi dire. No, assolutamente. Ed invece quello di Saverio si chiama Il Satiro Parlante, giusto? Confermo. Li trovate tutti e tre su Netflix. Speriamo presto di trovare anche quello di Stefano Rapone su Netflix, quindi Netflix, se ci di stai di questi tempi, guarda, non lo so, lo faccio così, lo faccio senza pubblico, con voi che ridete. Posso approfittare, Francesco, di questo spazio, sì, che ci offri per ricordare le mie prossime date? Ma quali prossime date? Posso? Vai. Grazie mille. Allora, scusate, vi dico subito la situazione attuale del calendario dei live. Dunque, la data di Siena di mercoledì 11 è saltata. Poi abbiamo Livorno il 12 che è saltata e Perugia venerdì 13 che è saltata. Poi abbiamo Trento il 18 che è saltata, Terni il 19. No, andare a Terni. La città natale, sì, di Lancia. No. Sì, lo so, è saltata. Il 19 è saltata. E il 20 è la prima volta che faccio una data saltata a Rieti. Pisa il 26 torno dal vivo, è saltata anche questa. Madonna. Il 1 aprile Roma, chiaramente è uno scherzo, infatti è saltata. Genova 3 aprile saltata. Padova 29 aprile e Conegliano 30 aprile penso salteranno. Okay. Questo è il tour che... Allora, in termini di marchetta, anche ci segnala Davide Amato, ascoltate Reclam su Spotify. Allora, Spotify con due T. Reclam, il podcast, sì, di... ascoltatelo comunque. Il podcast dura quanto una quarantena praticamente, più sì, meno perfetto. 30 giorni. E ve lo potete ascoltare perché è molto molto divertente, creato con amore e cura da Chiara Galeazzi e la sua collega Tania, e quindi lo trovate sia su Spotify che su Spreaker, e sta avendo un grande successo, se è stata inserita da iTunes nei podcast più rilevanti al femminile, sbaglio Chiara? Sì, siamo prima della Murgia, ti è? Ok, brave. Ok. Bravissime. Valerio Lundini dice che il tuo spettacolo, Edoardo, si chiama Piatti Calli, che non so. Piatti Calli, che è una cosa che si dice a Roma in ambienti che frequenta Valerio Lundini, da quelli che tengo ben lontano. E poi in tanti ci chiedono: la dipendenza di Valerio non è più un mistero, è ora che lo sappia anche sua mamma. Però appunto, ripeto, insomma, sono anche pronto a querelare per questa cosa brutta che ha detto su di me, e mi dispiace molto. E poi in tanti ci chiedono: ma perché non fate entrare Michela Cirò o Luca Ravenna? Lo faremmo volentieri, ma ci devono scrivere loro. Se loro ci scrivono, noi li buttiamo. Credo che Michela stia facendo una diretta da qualche altra parte. Stanno lavorando, a differenza. Ma la verità, infatti, è che tutti stanno in diretta sui social in questi giorni. Sì. E nessuno sta guardando. Io credo che adesso, cioè, faremo come il PD. Adesso, nei prossimi giorni, ci scinderemo e faremo 6 dirette diverse. Va bene, ma posso dire, anche fosse... le visualizzazioni, ovviamente. Va bene, ma anche fosse sarei contento, nel senso che se anche noi ci riorganizzassimo per fornire un intrattenimento online, diciamo così, alle persone che rimangono a casa, sarebbe comunque una buona cosa, nel senso che mostreremmo un qualche senso. Io, in effetti, allora, io ammetto che in effetti mi stavo e mi sto organizzando per fare una cosina, adesso vediamo, e che io in realtà non sono così tecnologico come il buon Lancia, e quindi ho dovuto chiedere a degli amici più tecnici, però forse riusciamo. Va bene, Saverio, se hai bisogno di un autore, io sai che sai il mio citofono. Ma no, come ti pago? Sai dove trovarmi. E comunque,
È un'ora e cinque che stiamo trasmettendo, quindi sono le 11. Un'ora e cinque, sì, come dire, passa il tempo. Direi che possiamo anche... Tre uomini e una gamba su Italia 1. Ma c'era Francesco De Carlo però che si era preparato l'ultima domanda. Se l'era preparata... Allora chiudi tu, Francesco. Se l'era preparata oggi pomeriggio, quella sul primo pezzo, te lo ricordi? Ah, chiamate anche Daniele Fabbri, sì, di nuovo, se lo faremmo volentieri, se lui ci scrive lo buttiamo dentro. Martina Catuzzi. Ma siamo qua. Ragazzi, vi conoscono tutti perfettamente, quindi diteceli e noi proviamo a tirarli dentro. Francesco, la domanda che volevi fare da oggi pomeriggio? No, ma me la sono ascoltata io. Qual è? Vi voleva domandare se vi ricordate qual è il primo, tranne Chiara ovviamente, qual è il... No, io dicevo, siccome oggi pensavamo come si può fare una stand up senza pubblico, è un po' possibile, no? Non avendo un pubblico davanti. E si poteva fare, visto che siamo tutti comici, tutti autori e via dicendo, se prendiamo i vecchi pezzi e ci mettiamo un po' alla berlina, nel senso che onestamente se prendi i primi pezzi, a parte Raimondo che continua a fare le stesse cose da, esatto, dall'inizio, no, sto dicendo, però se uno guarda i primi pezzi che faceva, cioè sono molto ridicoli obiettivamente. Vabbè, ma ti capito, ma che vuole questo? Cioè, io ancora faccio i pompini al mio. guarda. Basta, fa male. Quindi dicevo, proviamo a... Ma era una cosa così che ho detto a lancio, non era una proposta vera. Ho detto, prendiamoci i pezzi, declamiamo i nostri pezzi, i primi pezzi, facciamo uno show. Mi piace questa cosa di autoanalisi, va bene. Uno show con presentatore, magari ci vediamo, e facciamo una serata stand-up così. Ma tipo così come siamo adesso? Tipo così o a casa di uno? Un'altra volta. Sì, va bene, si può fare. Vedo se c'ho qualcosa che ho buttato di ridicolo, come dici. Sì, però non dire se che... lo scrivo apposta, se no lo scrivo apposta. Sì, però Save... per scrivere. Sì, però non fare l'uomo impegnato, perché non c'è niente da fare ormai. Non è vero, io dovevo consegnare un libro 2 mesi fa, sono in arti ritardo, e a me il coronavirus mi sta solo che dando una mano, perché io finalmente avrò il tempo di scrivere il libro. Però Save, vedi se hai qualche data, qualche serata libera per farlo, però, perché non è detto. Lo so, perché con tutte le date che vi ho detto in effetti non sarà facile, però ci proverò. Allora signori, sta per raggiungerci per un saluto finale Michela Giraud, però io ho solo 6 slot, quindi qualcuno deve salutarci. Saverio, saluto io. Ma Saverio, no, l'estate fa... faccio come quelli che hanno preso il treno per Salerno, vi saluto di corsa. Si è prenotato Saverio prima. Saverio non vedeva l'ora. Grazie, voglio vedere il documentario di Mel Davis. Grazie Save, grazie per questa meravigliosa. Grazie a voi, ci risentiamo le prossime sere. Ciao, Mel Davis. A casa. Esatto. Niente da fare. Esatto. A presto. Ciao Save. Ciao. Saverio se ne va. Questo non so, non è evidentemente Saverio Raimondo. One out, one in. Esatto, proviamo ad aggiungere, se ci riusciamo, Michela Giraud per un saluto finale e poi la salutiamo. Poi vi salutiamo. Michela Giraud, eccola qua, vediamo se c'è. Dov'è? Aspettate, la sto aggiungendo, datemi un attimo di tempo. Sentite questo rumorone? Da radio pirata degli anni 70. Mamma mia, veramente. C'è una croccantezza nell'aria che veramente... Comunque la Galeazzi è idratando. Io La maglietta della SR. Posso presentarla io? Vieni qua. Questa è in pigiama. Aspettate che prova... Facendo una spinata? Eccola, Michela... Michela è pubblica la diretta, non so se te l'ho detto, ci stanno vedendo tutti su Facebook, eh? Posso presentarla io, Michela? Ok. Salve! Okay. Allora, signore e signori, spiazza, stupisce, affascina, signore e signori, Michela Giraud, benvenuta. Buonasera. Allora, Michela, hai preso il posto di Saverio Raimondo, ti dico tutto. Attenzione, perché è andata a dormire come gli anziani? Sì. Esatto. Come stai vivendo questo periodo di zona rossa, Miki? Ma perché anche noi siamo zona rossa adesso? Da pochi minuti sì.
Adesso sì. Ma Michela, dovevi dire noi siamo zona giallo rossa. Era l'unica battuta che potevi fare e te la sei fatta con quella felpa, dai. Si è frizzata, guarda che, come si è frizzata. Si è frizzata. ma quando sente parlare di Roma, lei lo vedi com'è. Era una prerogativa solamente milanese, mi stava un po' scocciando questa cosa, capito? Perché tutta questo esclusivismo milanese che c'hanno loro, invece sono molto contenta. Adesso anche noi siamo a zona rossa e ce la possiamo tirare o no? Ciao Chiara Galeazzi, ciao. Ciao Michela, sempre dietro voi, sempre dietro. Michela Ciro, ti chiede Marco Masi, com'è andato il viaggio in taxi? Allora, non sono io, c'è una pericolosissima omonimia. Michela, 30 anni di Balduina, viziata con una madre ansiosa. Sono tutti gli ingredienti affinché sia io, non sono io, ripeto, non sono io. Oh. Wanted, dead or alive, basta andare a Balduina, ci deve essere un'altra Michela Giro, tipo è presente un mio Wario. Probabilmente Michela, ma c'hai ancora la ricevuta del taxi? Ma non ci crede nessuno. No, non ve la è impossibile vedere. Che non fossi tu. È impossibile. Ma, no, non sono io. Poi perché? Perché gli ho chiesto di mettere Lorella Cuccarini all'altezza di Ronco Bilaccio? Forse, ma non sono io. Non sono io. Allora Michi, dai, la domanda però era seria. Che farai adesso a casa? C'hai dei progetti da fare in casa? Ti stai organizzando delle dirette Facebook anche tu? Intanto tutti devono restare a casa, quindi dobbiamo adattarci evidentemente noi. Ah, scusate. Occhio sì. Che ti vediamo i segreti. Io tra l'altro non so, io ho delle occhiaie, penso... Non si vedono, sei piccolina. Sì, ma sei piccolina nello schermo, quindi non si vede. Comunque Michela, non siamo su Instagram. E quindi non si vedo. No, non c'è bisogno di pettinarsi. Ah, ok, non c'è bisogno di fare il mio tic solito. È Facebook. Allora, io che farò? Vabbè, a parte stare attaccata al telefono come al mio solito. Ah, sapete che cosa faccio? Faccio il cambio di stagione. Brava. Mi sembra giusto. Perché generalmente io sono una persona che non sa fare niente da sola, quindi ho avuto la fortuna di avere persone che mi fanno cose. Mm. E io insomma avrò l'emozione di mettere a posto il mio armadio. Sei diventata una bambina grande. Sono diventata una bambina grande, esatto, perché non ci può sempre essere Lani, la mia filippina, che mi dice sei così bella, che è l'unica che tra l'altro mi dice che sono bella nella mia famiglia, non c'è sempre lei. E quindi imparerò delle cose incredibili come pulire, mettere a posto casa, leggere. Sì, io pure ho pensato che pulirò casa, anche se non è il 28 maggio, giorno all'anno in cui pulisco casa, ho deciso di anticipare un po' quella data e farlo oggi, perché... È arrivato Niccolò Falcone, però continua a non scriverci, quindi no. Michela, sei guarda ricca! Quanto è ricca, guarda Michela, cioè per ricca. Dire, cioè, non c'è F24 che tenga la ricchezza di Michela Giro, si vede questo flacone da 26 litri di amuchina. Perché lo ricordiamo... Me li pagavo i 1200 euro dei taxi, scusa. Esatto, ma quello è un compenso per una serata, vero Michela, quella bottiglia d'amuchina? Sì, ormai... Allora, questo, io pensate, è stato il mio primo guadagno dell'Alcazar dell'anno scorso e per la Santeria di Milano me ne davano due, quindi infatti non vedo l'ora che se li faccia la serata. Infatti si vede la differenza di classe, vedi, io ho questo, ancora col prezzo sopra, capito? Cioè, Quanto l'hai pagata quella mucchi? €1,90 In realtà neanche l'ho pagata, ma hanno dato, me l'hanno regalata. Quindi regalata, sì, un regalo per insomma di questi tempi, non si butta via. Stefano, ma lo sai che a me mi è sembrato di non vederti altro che dai tempi di Marco Altagirone. Infatti è un sacco che non ci vediamo noi. E Stefano, come non stai? Parliamo, tirati un po' più su. Ma non importa degli altri. Quando si potevano raccogliere le fragole, ai tempi di Marco Altagirone. Stefano, tirati un po' più su, se no non ti vediamo. In questo momento ti stanno passando davanti alla faccia le notizie. Esatto. No, tra cui la notizia. Sta passando davanti. Esatto. Io so che Instagram sta comprando dei terabyte sul cloud per ospitare soltanto le stories che farà Michela Giro durante questa quarantena. Perché, no, sono molto in allarme, perché comunque sanno che si potrebbero sciogliere i server. Cioè, comunque è la più grande minaccia.
dopo il coronavirus sono le tue stories in questo periodo, ragazzi. Anche perché non so se lo sapete, se voi non mi seguite sarò io a seguire voi, cioè le mie stories vi verranno a prendere. Questo è quello che mi dice sempre il buon Daniele Fabbri. Ecco, sì, sì, Instagram si sta attrezzando. A me piace però molto quando la linea sopra delle tue stories, Michela, diventa fatta da puntini e non da delle lineette, ma dei puntini. Tante sono le stories che fai. È un fenomeno bello come l'aurora boreale, praticamente. Esatto. Vabbè, scusate, ma che ci avete da fare? Io voglio sapere che ci avete da fare adesso, scusate. No, adesso guardate niente. Le tue stories. Adesso, anzi, sono balsamo per il cuore, noi che siamo chiusi dentro casa, a vederti tu che vai a fare le feste vestita da puffo in Francia. Ma come... non è vero! Feste, ma no, perché c'ho il cognome francese, ma questa è tendenziosa questa cosa. Allora, butto in mezzo. Allora, ragazzi, vi leggo una notizia per commentare. Ah, nel frattempo, scusate, siccome ci chiedono insistere di coinvolgere Ravenna, Falcone, eccetera, ma io non li ho su Skype. Se Stefano li vuoi aggiungere tu su Skype, in qualche modo li coinvolgiamo, anche se vi ricordo sempre 6 posti, quindi qualcuno deve sempre andare. Quando uno è libero vado io. Ok, sono i peggiori, leggo la notizia che è passata poco fa sotto di noi, sono i peggiori incassi di sempre della storia del cinema. Non sorprende, ma è un fatto. Non sono chiusi i cinema. Praticamente sì, ma siete spaventati dalla botta economica che arriverà post questa vicenda, quando questa cosa rientrerà? Oggi non so perché sono positivo, come avete notato. No, siamo tutti terrorizzati, ovviamente. Quando non ci sarà neanche più la mucchina per pagarci, lì sarà veramente il collasso del sistema. Speriamo. Comunque, dimmi, Fra. No, stavo pensando, forse sono gli stessi Falcone e Ravenna che si chiedono da soli. O hanno pagato delle persone per ci sono dei call center in Perù che Falcone. Stanno scrivendo soltanto mandateci Rapone e mandateci Ravenna e Falcone. Falcone c'ha vari account, no? Si firma con tanti account. Sappiamo questo, lo sappiamo benissimo. Quindi, a mia Falcone penso lo sappia usare Skype, a differenza di Lundini. Quindi se gli diciamo come fare per... Io leggo, c'è il figlio. Ma parlo piano, che qui dormono moglie e figlio e Lisa Micazia. Quindi in questo caso Micazia. Qualcosa da tenero. Beh, ma possiamo aggiungerlo se parla piano, però deve lui chiamarmi su Skype. Ma non si può sussurrare in veneziano, lo sai benissimo questo. Possiamo chiedere a Falcone se ci manda un messaggio vocale breve che aspetta, forse l'ho aggiunto su Skype, vediamo se risponde, ma poi qualcuno di noi dovrebbe temporaneamente lasciargli il posto video. È un problema di connessione, mi sa che sta facendo una storia su Instagram, ma ci aspetta. Aia. No. Credo che, credo che sia sconnesso da Skype, quindi non riesce a rispondere. Vabbè, mi dispiace. No, però volevo vedere dove fosse questa diretta su Facebook. Mi sento un anziano. No, ma non la mettere, perché se poi la metti si no, sente... No, non la metto. Mai messa, chiudi Facebook. Ti sente non fare il mio errore. No. Adriano De Iulis scrive un figlio. Ebbene sì, i comedians a volte hanno una famiglia e degli affetti. Sembra strano, sono rari, ma ce li hanno. Eccolo qua. Si riproducono anche qua. Una casa. Abbiamo scoperto solo che abbiamo una casa. Non che hanno degli affetti. Guarda, qua c'è pure lo stendino. Eccolo. No, io non sono molto turbata dalla botta economica, perché io, essendo una persona abituata a gestire le mie finanze malissimo, spesso mi sono ritrovata senza nulla. Quindi alla fine io posso dire una cosa: non manca mai un buon piatto di pasta con l'olio. Ma poi, Michela, nel tuo caso il cambio follower euro è assolutamente conveniente per te, quindi che cazzo ti frega dei soldi? Ormai basta con i soldi, no? Allora, chi non riesco ad aggiungere Niccolò Falcone a questo... Eccolo, forse l'ho aggiunto. Eccolo, forse c'è. Allora, chi... Io vedo un tondino Niccolò Falcone. Sì, è spuntato da qualche parte. Se c'è bisogno di video mi sposto io. Allora, Chiara, ti salutiamo per un attimo per lasciare spazio a Niccolò Falcone, va bene? Per un attimo, ma anche buonanotte. Allora, buonanotte, anche a Falcone. Ciao, Chiara, buonanotte. Ciao. Avevamo detto quando arriva...
quando arriva Falcone chiudiamo, quindi buonanotte. Ciao. Ciao Chiara, ciao. Buonanotte. Andiamo allora a vedere se a Venezia c'è Niccolò Falcone. Niccolò, ci sei? Non vediamo il video, forse devi tu attivare. Come chiama? Aspetta, forse un po'. Devi tu attivare il video, Niccolò, quel tasto con la telecamera. Tu, c'è un tasto con la telecamera su Skype, devi premerlo, se no non ti vediamo. Ma guarda. Niccolò, niente, non potremo andare avanti. Come eccolo! Si dice, okay, eccolo! Eccolo! Tanto è bello su Skype. Oh, ecco il Falco. H. Falcao, peraltro, se non sbaglio. Niccolò Falcone, comedian veneziano, se non sbaglio. Anzi, giusto? No, è a casa sua. Devi posso togliere, dire... Niccolò, no, il... No, hai disattivato il microfono. Eccolo. Sono... Eccolo. Ah, eccolo qua. Ecco il Falco. Ciao. Bella idea questa qui, ragazzi. È una... quelli che stanno in casa, però io devo uscire tutti i giorni. Elisa pure. Qua non si è fatto un cazzo, cioè in ufficio si lavora, io faccio sportello. Ma non siete zona rossa, scusa? Siamo zona rossa, ma quell'ordinanza, per quel decreto, per come è scritto, non vieta un cazzo, tu firmi un'autocertificazione e te ne esci. Cioè, questo perché dice... tu sei una persona che ti approfitti, cioè, io non so come sia, come sistema, sia a Milano e a Roma, qui la gente gira. Ma infatti tu che sei esperto, come funziona questa cosa dell'autocertificazione? Cioè tu scrivi questa, in padrone al lavoro e dal posto di blocco, cioè se il posto di blocco ti fermano, ti dicono ma perché stai girando? E tu dici sto andando al lavoro, comprovate ragioni lavorative. Il posto di blocco potrebbe essere all'ingresso delle province, ma il territorio è gigante, cioè quindi se uno esce e sta in quartiere, oppure uno deve andare a fare la spesa. Quindi tutto quanto in mano al buon senso delle persone. I servizi pubblici non si devono fermare. Io lavoro nel servizio pubblico, peraltro sto lavorando per l'emergenza dell'acqua alta, non è che non possiamo dare i fondi per l'acqua alta. Hai ragione. Per la nuovo coronavirus, domani mattina si parte alle 7, vado a Pellestrina, isola che è stata massacrata. Venezia è in ginocchio, non c'è nessuno, poi è tutto al 100% sul turismo. Una città intasata di giapponesi. Adesso mi rendo conto che il podcast era un podcast comico. Però... No, ma noi assolutamente è calato un attimo. Non so. È una signora arrabbiata al mercato. Non ci avremmo invitato a te. Mi rendo conto che qui no, la gente. La comicità aggressiva sui social adesso che il mondo si ferma, però qui a Venezia è 100% turismo e noi ci stiamo prendendo l'onda lunga dell'acqua alta. Vai, si riparte, vai, grande il carnevale, vai, caldo, boom, annullato il carnevale, ciao. Prenotazioni passate a zero. Cioè, adesso bisogna fermarsi e sperar bene, qua è andata. Ma sì, Nicola, sono molto ottimista. È grande. Signora mia, sì, assolutamente. E poi la cosa, Lisa ha detto una cosa che mi ha un po' colpito, è che noi non abbiamo vissuto la guerra, però abbiamo vissuto questa roba qua che è stata la più grossa restrizione della libertà che i nostri genitori loro non l'hanno mica vissuta. Vabbè, ma è acqua fresca questa. Tranne Michela che ha il genitore militare, quindi forse la guerra da qualche parte l'ha vissuta. Quella può essere cosa. Me l'hanno fatta pagare per questo che faccio tante stories, per riprendermi dalla guerra. Per esercitare la guerra. Però non so, la cosa assurda è che stanno cercando di mettere delle regole al popolo che è super indisciplinato. Io ho un vicino di casa che è regolarmente fuori di casa da sempre, lui ha i domiciliari. E figurati se un'ordinanza di questo tipo lo ferma in casa. E adesso in questo momento io sono un diportista su Facebook e c'era uno che era tutto preoccupato perché domandava se potevo uscire in barca e gli ho detto di no, ma in barca, ma non sono fuori da solo in barca, chi è che infetti in laguna? E no, non puoi, quindi anche questa roba qua. E allora sarebbe da chiedere al governo di fare un atto che dice che almeno i veneziani in barca possono uscire, perché non ci abbiamo un cazzo da fare, almeno fuori non è che contagiamo, fuori sono zanzare e freddo e basta. Questa era la mia gag di questa sera. Grazie Niccolò, grazie. Da Venezia, che ci ha portato l'allegria della serenità. E l'ottimismo. Marco, ma a proposito di guerra, ma com'è adesso la situazione dei gabbiani a Venezia? Ecco. Cioè, io,
Esatto, che te lo chiedono. In piazza San Marco sono andato l'altro giorno con mio figlio, che era vuota, bellissima la città, cioè tutto questo. Io sono in una zona rossa che è stupenda, cioè non c'è un'onda, non ci sono le navi, non ci sono turisti, c'è un sole della Madonna. Bellissimo. Sono andato a San Marco e c'erano più gabbiani che persone. E c'era la cosa, poveracci, adesso senza turisti non mangiano perché loro planano. Certo. Senti, Edoardo, cosa ne pensa di questa situazione dei gabbiani Massimo Cacciari? Ma Massimo Cacciari non lo sa fare. Oh, questo mi posso inventare un po', no? Ma ce l'ha la R Cacciari? Falcone, ce l'ha un po' la R Cacciari o no? Oddio, un po' sì, c'ha la remotion. Ma voi non avete mai visto Massimo Cacciari sorridere? No. Però so che è un tromber de femme, Massimo Cacciari. Che hai saputo, Michè? No, mo non posso dire la diretta, capito? Lascio intendere. È uno che c'ha movimento. Ecco, se ci sta sentendo, Massimo Cacciari vuole... Se vuole chiamarci su Skype, perché il contraddittorio noi lo concediamo. E certo. Adesso Michela Giro con la felpa dell'S Roma da calare questa qualcosa, bomba. Qualcosa, Massimo Cacciari, lo aspetto. Appunto. Se allora, abbiamo dei contatti a Roma. Ma perché non abbiamo mai visto. Se li hai contatti con Cacciari, sicuramente. Ha voglia. Io no, non c'ho. No, Falcone. Girava la voce, c'era una leggenda che si fosse bombato la signora Berlusconi. Vabbè. No, aspetta. Scusate, c'è stato un disturbo. La sua pagina Facebook. Esatto, grazie. Stavamo scherzando. Era tutto giocato sul filo dell'allusione, però. Scusate, ma ha detto il verbo bombare o sbaglio? Sì, ma allora si è crinato. Sono le regole Rai anche su questa. Metaforicamente, sentivo bombare da bombare. Stefano, sì. Se puoi fare. No, vabbè. Grazie Stefano. Va bene, grazie a Nicolò Falcone. Allora, ho scritto a Giardina che ci stava guardando, gli ho scritto se vuole unirsi, ma non mi risponde, magari non ha WhatsApp sotto mano. Mi dovesse rispondere, sarò felice di tirarlo dentro. Ho scritto anche a Burioni, ma non credo che mi interverrà in questo dibattito. No, io sarei rimasto. Burioni. L'unico uomo scopabile in questo momento. Ma basta, ragazzi! Guarda che possiamo. Allora, era un podcast tanto educato. Siete arrivati voi due. Ragazzi, arriva da questa con la felpa. Anch'io sono in felpa, c'ho questo qui. Ma io e Nicolò siamo la quota carnale. Allora, una cosa, ragazzi. La pubblicità non si può fare, innanzitutto. Almeno facciamoci pagare. Uno. Due, avete fatto fare questo gesto a Rapone che non lo faceva. Da quant'è che non facevi questo gesto, Rapone? Dal 2015 forse. Ecco. Era l'ultima volta, quindi. Perché ha sostituito il gesto con. Vabbè, pazzo. Vabbè. Non siamo soli, Michele. Però potrebbe essere un'ottima occasione per riprendere i pezzi vecchi, no? Hai visto che hai annunciato nel tuo progetto? È la proposta di De Carlo questa. Infatti. Prendiamo dei pezzi vecchi e declamiamoli, tanto non abbiamo niente da perdere perché... Sono vecchi. Quindi magari diamoci un appuntamento per la fine settimana, magari facciamo proprio uno spettacolo con tanto di line-up. Sì, Michela rifà i pezzi suoi, quelli del suo spettacolo, quello che si chiamava Sono stata spiegata, quella in cui faceva gli strafalcioni. Dai, che bello, non vedo l'ora. Però non c'ho la parrucca, capito? No, non c'ho la parrucca. Allora, Giulio su Facebook ci scrive fatelo tutte le sere. Giulio, la risposta è no. Però comunque, chissà, magari... Però lo faremo spesso, Lo faremo ragazzi, spesso. Io faccio notare, al di là delle famiglie e degli affetti che ognuno ha, il punto è che non ci abbiamo niente da fare, ma non solo noi. No, ragazzi, ma sapete cosa accadrà? Che io costruirò per voi uno show online... per comici da fare durante questo periodo di quarantena. Voi trovate santo, se ci sono sponsor all'ascolto, voi scrivetemelo. Sei santo. Sponsor che volete sponsorizzare questa manifestazione.
Ok, voi ditecelo. Adesso ho provato a mandare un messaggio anche a Rocco Tanica, ma vedo improbabile che si unisca a questa simpatica combriccola. La vedo complicata, perché immagino che sarà altrove, in altre faccende, affaccendate. Mandare No, quello sì, lo sponsor. Mandare tutti su Twitch, ci scrive Francesco, monetizzereste a manetta. Possibile, ci penseremo. Ma dobbiamo ancora risolvere delle questioni. Coronavirus, intanto mi segnalano come notizia, ha preso d'assalto l'unico supermercato aperto anche la notte. A dove? Qual è? Questo in quale città? Avviene a Terni, nella mia città. Ah, nella tua città. Che tra l'altro quelli aperti di notte costano un po' di più rispetto agli altri, quindi forse conviene aspettare. La mattina costa 480 euro e non 450, lo ricordiamo. Perché finora non ci stanno, la Coldiretti ha detto che non ci stanno emergenze di questo tipo, quindi è abbastanza stupido tuffarsi così. Comunque posso raccontarvi una cosa frustrante? Oggi ho fatto la mia prima spesa a domicilio, non perché avessi paura di che sia, ma perché volevo provare l'esperienza, certo. E me ne è arrivata a metà. Perché ho scoperto che tu ordini tutto quello che vuoi, loro ti danno il conto, tu paghi, ma in realtà non paghi, poi effettivamente paghi solo quello che loro hanno a disposizione, che ti portano. Quindi io avevo ordinato qua. Esatto. Che non t'avvisano. No, è una sorpresa, tant'è che a me sono arrivate molte meno cose di quelle che servivo, e le cose che mi servivano di più non sono arrivate. Quindi dovrò. Oppure peggio ancora, tu magari non so, ordini gli abbracci perché vuoi anche il cacao e loro ti portano le macine. E lì sì che partono le bestemmie. Edoardo, facciamoci pagare per queste cose. Dobbiamo farci pagare. No, infatti, uno regala così. Però a me infatti oggi hanno fatto la spesa e mi hanno portato i galbusera integrali, più integrali al posto dei pandistelli. Tutti i marchi che... Non è proprio la stessa cosa, no, senza nulla togliere al commendator galbusera. I più integrali, cosa c'è di più integrale dell'integrale? Capito? Più integrale. Tutti i marchi... Sono andato a cercare una webcam perché pensavo che questa non fosse figa come quella di Lancia, che invece è una signora webcam, e mi hanno detto che tutte le catene, non voglio fare nomi perché non ci pagano, tecnologiche, per cui le puoi fare comunque. Ma non sei Chiara Ferragni, basta con questa pagliacciata, non vali così tanto te, Carlo, mamma mia, pare che succeda. Michela cosa ne pensa Chiara Ferragni di questa cosa? Allora ragazzi, non ho su fare Chiara Ferragni. Comunque sono finite le webcam per via del telelavoro. Leonardo Cagnolati mi scrive: Lancia, vai a letto che tra mezz'ora sei in onda e non ha tutti i torti. Mamma mia, quanto arrabbiato. No, io vado a letto per davvero, ragazzi. Vi ringrazio dell'invito. Allora, Niccolò, grazie. Intanto ti salutiamo. Veramente belli. Ciao, ciao. Ci vediamo presto. Ciao, no, non ci vediamo presto, in realtà, perché qua bisogna star fermi. Eh sì. Però... bocca al lupo a tutti. Dai, Falco, però non ti voglio vedere così, eh. No, tieni conto che sono sveglio dalle 6:30, cioè, insomma... È un momento tosto, però lavora davvero. Ma tu sei a Roma adesso o sei a Milano? No, io sono a Roma, a casa mia. Non sono quella che ha pagato. Sai che la frase che dici può comportare la legge marziale, cioè se adesso ti scappa che sei a Milano. Io se mi scappa che sono a Milano è una cosa. No, non sono a Milano, sono a Roma. Okay, diciamo sono a Roma. No, il taxi non sono io, quella del taxi. Ok, quella questa storia, no, che non sei te. Va bene, non ciao Niccolò. Buonanotte. Ciao Niccolò. Ciao Falco. Devi attaccare tu Skype, Niccolò, te lo ricordo, devi attaccarlo tu, altrimenti rimarrai sempre connesso a vita natural durante. Ragazzi, nel frattempo, mentre voi parlavate, sono apparse ai nostri spettatori delle immagini delle macine del mulino bianco, così subliminali per motivi che... Posso farvi vedere la sigla, De Carlo? Dai, guardate che bellezza. Questa era la sigla prevista che non siamo riusciti a mettere prima. Ma questa è Io ho sentito solo l'audio. Io ho sentito l'audio, ma non ho visto. Allora da casa probabilmente hanno sia visto che sentito l'audio. No, forse no, neanche, non lo so. Vabbè, comunque eccolo. Hanno visto l'immagine. Allora, Fabri Daniele ci scrive che sta senza internet da 3 giorni e a casa il cell mi prende di merda. Quindi oddio, niente, non avremo. Quindi Daniele Fabri sta a casa e senza internet.
molto molto male. E posso dire che c'è un altro problema, Daniele Fabbri, che mi pare di capire che non crede in Dio. In questo momento può essere utile. Ah sì, in questo momento la condizione sine qua non per battere De Coronas. Oh, oddio, scusate, tossito. Ha tossito, va bene. Grazie, grazie Michela, noi ti salutiamo perché insomma hai tossito e non ci sembra giusto averti la qui. La gara era questa, chi perdeva, chi commetteva per primo l'errore. E aspetta, attenzione, attenzione, forse, attenzione, forse abbiamo un ospite, vediamo se ce l'ho, se ce l'ho, attenzione, forse abbiamo un ospite, vediamo se riusciamo ad aggiungerlo, attenzione. Che bello l'ospite sorpresa. Attenzione, vediamo se ci riusciamo, non è detto che ci si riesca perché bisogna un attimo vedere se la connessione funziona e al momento direi che non sta funzionando. Sta ancora chiamando, non sta rispondendo, quindi direi di no. Vabbè, comunque stavamo salutandoci. La sigla si è vista, mi dicono, eh? Mi dicono che si l'ho è vista. Si è vista e si è sentita. Daniele Fabbri, dove... Eccolo, è arrivato il nostro ospite a sorpresa. È arrivato. Aspettate che forse ce l'abbiamo. Vediamo se io non vedo. Vediamo se ci abbiamo anche lui, abbiate pazienza, forse... Ma che FG? Io leggo FG! Aspetta, vediamo se ce l'abbiamo, ve lo trovo anche lui. Filippo, devi però attivare la webcam, altrimenti non ti vediamo. Devi vedere la webcam. Mi chiede se è andata per protesta. Altrimenti non ti... Eccolo, Filippo Giardina, signore e signori. Guarda, sono sempre un uomo di mezza età. Certo, volete. Certo, ecco di qua. Ok, boomer, come ma dicono alcuni. Ma c'è il terrazzo, c'hai? Stai a casa? Sì, volevo far vedere che c'ho il terrazzo. Perché partecipare. Aspetta, metta la luce. È pericolosissimo. Infatti, Sword. Filippo, stiamo invitando le persone a stare a fucking casa. Stiamo invitando le persone a stare a casa, a non muoversi. Quindi li stiamo in qualche modo sensibilizzando a non fare gli stronzi e a rimanere a casa in questo periodo complicato. Vuoi qualcosa? Hai qualche argomento per convincerli a rimanere a casa? No, onestamente non ne ho. Io però volevo lanciare una proposta. Vai. Cioè, visto che la situazione adesso sarà un'emergenza sanitaria, prima o poi finirà, ma poi ci saranno i cazzi veri, io vorrei proporre la lista fascisti per l'Europa, cioè vorrei che anche quegli estremisti iniziassero a parlare di Europa, perché se non ci leghiamo all'Europa siamo finiti, e quindi bisognerebbe, secondo me, nazionalisti per l'Europa, non lo so, sovranisti per l'Europa, dovremmo cercare di allargare il concetto che senza Europa siamo messi male. Posso dire euroscettici per l'Europa? Ecco, euroscettici per l'Europa, penso implode la cabina elettorale. Allora aspettate che abbiamo perso Michela Giraud, credo l'abbiamo persa no. Definitivamente purtroppo, quindi no, ci sta, pare che Michela Giraud e Filippo Giardina siano la stessa persona. per questo va bene. In realtà Phil, sei arrivato in chiusura perché stavamo praticamente per salutarci. Aspettate che sto cercando di rimuovere Michela Giraud. Michela Giraud, che salutiamo a questo punto a distanza, e sei arrivato in chiusura perché stavamo salutando. Magari questa cosa più in là la rifaremo, non so quando. Rifacciamola, Francesco, dobbiamo stare a casa, ricordiamo, non so, a casa. Ok, non so quando, non so come. Mi raccomando ragazzi, state a casa, sono le 11.33, quindi trasmettiamo da 1:40, ci siamo anche un po' rotti le palle, quindi ma posso fare una domanda prima che... Sì. Che ve ne andiate? Sì. Ma la spesa si può fare? Allora, stavamo raccontando prima che arrivassi che io ho fatto la spesa per la prima volta oggi a domicilio. Cioè l'ho ordinata su internet e me l'hanno portata. In realtà l'ho ordinata ieri, ma me ne hanno portata a metà, perché ti portano solo quella che effettivamente hanno a disposizione, non quella che realmente ordini. Quindi me ne è arrivata a metà. Credo che la spesa si possa andare a fare. In questo momento arrivano notizie da tutta Italia di supermercati presi d'assalto anche di notte, anche in questo momento. Di persone che stanno cercando di acquistare. Ci scrivono su Facebook anche a Napoli. In questo momento i supermercati sono assaliti. Quindi insomma la situazione è ovviamente tesa. Noi ti rispondo, Filippo. Sì, penso si possa fare, ma insomma con le solite accortezze. Con le solite accortezze. Sì, non lasciamo trionfare il capitalismo. Insomma, un po' questa l'idea.
Ragazzi, ormai, davvero, buonanotte, grazie a tutti. Scusa Filippo se ce ne andiamo buonanotte rapidamente, ma insomma... No, è un po' come è il saluto... Ci sentiamo, rimaniamo uniti, restiamo uniti. Rimaniamo uniti. Buonanotte a tutti, mi raccomando, state a casa. State a casa. Ciao. Ciao. State a casa. Vado con la sigla, bellissima sigla. Ciao. Ciao a tutti, ciao.